Che sia sabato non lo si percepisce all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È un altro giorno di via vai continuo tra le corsie per i camici bianchi, tra nuovi casi sospetti e risultati di altri tamponi. È risultata positiva una donna di Angria, sintomatica, che è dunque in quarantena nella sua abitazione. Trasferimento al Mauro Scarlato invece per un uomo il cui tampone è risultato negativo e affetto da polmonite e sarà curato all'ospedale di Scafati. Si attendono al momento altri quattro risultati. Il Cotugno è intasato e già da giorni l'attesa, che generalmente va dalle 24 alle 48 ore, è aumentata. Ma è proprio di queste ore, rispetto a ciò, una buona notizia. Da domani i tamponi potranno essere inviati anche a Salerno. Il tutto accelererà i tempi. Intanto, da malattie infettive di Nocera, proprio per ridurre la tempistica, si è già provveduto ad effettuare il secondo tampone anche sui pazienti in attesa ancora del risultato del primo test. E tra ieri e stanotte sono giunti nella struttura di Viale San Francesco altri due casi sospetti. Per uno sarebbe stato predisposto il trasferimento a Salerno, l'altro sarebbe un giovane dell'Agro già curato negli scorsi mesi per bronchite. Dobbiamo organizzare il percorso. Sì, adesso. Loro si possono mettere le informazioni.